Salve a tutti ragazzi, amici e persone di Gamer Inside. È un po' che non registro. Ok, non fa niente. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se siete nuovi, attivate la campanellina. Perché spero di essere alla fine di questa serie molto vicino. Maybe. Maybe. Che dite? Dai, Eivor, Eivor è una scala, Eivor è una scala, prendi la scala, usa la scala, Eivor, usa la scala, bravo, e adesso ti direi usa una torcia, ma anche sì, no qua col piffero che ci vedi qualcosa. Bella lera. Cioè, nel senso, scherzavo. Non volevo dire M. Che cos'è? Solo che mostrerai quel libro. Ma è qua? Ok, non posso tornare più su. Vabbè. Dice, ma come si salta in sto gioco? Già me l'ho dimenticato. Ieri l'ho aperto, raga, per la prima volta dopo tanto tempo. Sono morto, vero? Vabbè, sti cazzi. Cioè, sali così e via. Qua cosa c'è? Una porta chiusa. Trova la chiave per aprire la porta. Ah, è quella la chiave. La chiave è lì, salve, salve, salve. E là, così. No, così. Come devo fare? Vedi che devo saltare. E no. Penso che... Ah, dai! Penso non si faccia così, ma giusto penso, eh. E penso di essere nella direzione giusta in ogni caso. Però come la prendo la chiave? Al volo. Ah, al volo! Oh, ok. Madonna, raga, di prima mattina con i riflessi. Di prima mattina con i riflessi. Ma chi? Ma chi? Ma lasciate un mi piace solo... È chiusa da sola. Ah, ok. Agli fantasmi. Ah, ecco. C'è il punto di esplorazio. Valka potrebbe servirsene. Mazza, ok, così. Cioè, tu sei Eivor dalla chiesa, un altro po'. Un altro po'. Infatti. Qua non c'è niente. Quindi vado avanti. Salve, io vado avanti, grazie. Ok. Ok, qua ci sono minerali vari. Comunque è bello avere l'allergia a dicembre. Bellissimo. Ah, giusto, stavo su un ripiano di strada. Ragazzi, il minerale può essere sempre utile. Porterò a Valka. Allora, vediamo un po'. La prossima roba sta... Ok. Questa è già un po' più complessa come cosa. E devo fare un salto della fede. Cioè come ma è una chiave. Ah, parti con le chiavi. Mannaggia, mannaggia. Andiamo avanti un attimo, vediamo un po' se posso fare di tutto per evitarla questa parte magari. Gente sarebbe utile. No, di qua.
Donde estás, l'ultima spiantina? Oh mio dio! Ah, una chiave sta là. Oddio. Ok. Ma quella è un'altra piantina? Che non serve. Per capire dove si trova l'altra. Ah, ma giusto io da lì sono partito. Come faccio a capire se sta andando bene o male? Questa sicuramente sarà la chiave dell'astuzia. Ed è nero. E saltici sopra. Ma poi come si salta? Scusatemi, al paesimio non mi ricordo come si salta. Non è che qua serve per forza anche frecce. No, eh. Magari. Da qua è da dove sono partito. Sì. No, qua non serve anche frecce. Vabbè, buttiamola nella freccia. Giusto per... Non è che devo andare per di là? Per di qua? Per di qua no? Io non capisco nemmeno la via dov'è. Cioè mi dice di prendere sta roba ma non capisco per cosa devo usarla. Non vedo porte, non vedo nulla. Torniamo un attimo indietro. Quante volte sono io che mi sto perdendo qualcosa. Forse per di là. Andiamo a fare il salto della fede. No, mannaggia. Scendi. E alzati. Adesso vedi la più grande negozio dove devi salta. Ok, salta. Ok. Sbagliato via probabilmente prima. Infatti, guardate, già me ne segna un'altra a 114 metri. Ok, ho sbagliato via. Ah, una pianta per Valka. Porta le piante a Valka. Oh, adesso posso fare così. E così. E poi fare così. A casa mia, che è qua. Così la vediamo anche innevata. Perché quella è la parte che mi incuriosisce di più. Dato che siamo in inverno anche lì. Apparentemente, secondo il gioco, è inverno. Comunque, con l'ultima patch sembra che il gioco sia migliorato ancora di più. Cioè, nel senso, a livello grafico mi sembra molto carino. Molto più carino. Vi ricordo, mi dimentico sempre di dirvelo, di seguirmi sulla piattaforma viola. Link in descrizione, mi raccomando, seguitemi molti, tantissimi, che lì... porterò giochini carini e non cioè anche giochini grossi come magari un Cyberpunk, come può essere un Assassin's Creed, però porterò tanti giochini carini. Ne ho perso fotogrammi. Sto perdendo fotogrammi. Come? Allora. Un po'. Dai, fammi vedere sto lavoro. Sto lavorone innevato. Vai. Vai. Norbit, l'insediamento ha un'aria festosa. La festa di Yule è arrivata. Siamo nel cuore dell'inverno, Eivor.
È tempo di bere e di sfidarci per propiziare un ricco raccolto. No, grazie. Yolnir, il dio di Yule, ci arride. Presto i giorni si faranno più lunghi, amico mio. È l'inizio di una gloriosa rinascita. E è tutta opera tua? Non proprio. In una ricognizione io e Sunniva abbiamo incontrato una banda di... li chiamiamo gaudenti. E soprattutto merito loro. Sunniva presiede il torneo di lotta. È un vero spasso. Sì, vorrei fare la mia missione. Io ho aperto un negozio. Invece dell'argento usiamo i cosiddetti gettoni di Yule. Li ho fatti io stesso. Infatti sembrano molto artigianali. Ti ringrazio, sì. Bene, prima di iniziare le celebrazioni dobbiamo preparare la birreria e il bestiame per la festa di Yule. E vorresti il mio aiuto, suppongo. Proprio così. E in segno di stima, eccoti qualche gettone di Yule. Più tardi mi aspetto di vederti festeggiare. No, grazie. Io vado per la mia strada, che non è laggosa e innevata come questa. A 45 fps, ecco, mannaggia. Ancora senza una birreria. Devo pensare a costruirla prima della festa. Sarà utile ingrandire l'allevamento se vogliamo che la fattoria sia pronta per la festa. No, grazie. No. Ciao. Fatemi allontanare il più possibile da quest'area, per favore. Lo prego. Cioè, avevo 60 fps fissi in una caverna piena di roba. Poi ce l'avevo 60 fissi, mo hanno messo la neve. Che è bella, per carità, se non si lamenta. Però adesso non faccio più 60 fps. Perché sta... Eivor, la mia stalla è piuttosto modesta, ma se mi aiuterai a migliorarla, ti farò avere bestie. Mi chiedo di andare avanti con la storia principale. Posso perdere tempo con le robe di Natale. La pianta che mi avevi chiesto, non è stato facile. Bene, bene. Grazie, Eivor. E mo? Mo do bene un altro intruglio. Eh sì, ecco, torna ad Asgard. Yeah! Questo filtro sembrerà gelare le tue labbra, eppure brucerà come un fuoco nel tuo ventre. Potenza stimata a 120. Cos'è? Ah, questa è la pozione di Asgard, proprio. No, raga, 120. Io che livello sto? Che potenza sto? Manco me lo ricordo più. 51. La metà. Vabbè, contando che Asgard era a 90. E io stavo a 45. Vabbè, raga, proviamoci su. Devo andare avanti con la storia prima o poi. Chissà dove mi porta sta pozione invece. No, mo ritorno ai 60 fps, ragazzi. Dategli un attimo al gioco che si riprende. Ho perso fotogrammi pure per via della neve. In quale dimensione ci ha portato questa troca? Con la T, così YouTube non dice niente. Perché l'ho detto con la T e non con la D. Non mi piace affatto questa situazione. Oh mio Dio, no. Artefatti. What? Non sono artefatti. Che cacchio è? Che cavolo è sta roba se non sono artefatti, raga? Aiuto. Oh.
Oh mio Dio. No, capito. È il continuo delle... Jotunheim. È da molto che non metto piede in questo luogo. Devo trovare la strega Angerboda. Lei sa tutto ciò che accade qui. No, raga, fermi tutti. Ho capito dove siamo. Siamo nel continuo di Asgard. Ma qua io non sono fuori legge, tipo. Un po'. No, ok, non dovrei essere un fuorilegge, ma nel caso. Poi c'è la mia bestionina. Come vedete? Che lingua è? Vai. Vai, Renna. Faccio prima a piedi. Sento il bosco sussurrare magia, Jotun. Non tutto è come sembra. Oh, lag. Angerboda era qui durante la mia ultima visita. Forse c'è ancora. No, raga, ho perso 100 fotogrammi, incredibile. Illusioni. Ma non esistono ostacoli insuperabili. Basta guardarli nel modo giusto. La casa della strega, l'ho trovata. E qual è la casa della strega, scusami? Questa? Per esperimenti. No, certo. È più un enorme granaio traboccante di vermi. E ormai sul punto di chiudere. Uno sotto avanti. Prego, accomodati. Non disturbarti ad annunciare la tua presenza. Angerboda, ho viaggiato molto per trovarti. E hai il coraggio di varcare la mia porta da solo? Dov'è il mio amante, la volpe misteriosa che si infila nel mio letto? Loki è rimasto ad Asgard ad aiutare la sua ricostruzione. Quale nobiltà! Peccato che non sia da lui. Una volta sapevi mentire meglio. Non sono il guardiano di Loki. Sono venuto per comprendere la magia Jotun. Il vostro metodo per trasferire l'Ugra da un corpo all'altro. L'idromele. Tu cerchi l'idromele. Hirokin, ti sei trattenuta fin troppo. Allora è tempo che me ne vada. Ma ricorda le mie parole, Angerboda. Un giorno la penserai come me. Penso che mi ha fatto bene. Sembra tipo un misto di Avatar con i vichinghi. Oh mio Dio. Allora, dimmi da ritrovare. Quell'idromele, dove posso trovarlo? Devi aver frainteso. Dimentica ciò che hai sentito. Non giocare con me, strega. Confesseresti qualunque cosa per il giusto prezzo. Ma solo a chi può pagarmi. Non è chi può pagarmi. C'è una radice, l'artiglio della strega, che cresce ai piedi di una cascata a sud, sul limitare della foresta. Le voci doppie. Portami 3 radici dal luogo dove il muschio rosso prospera. Solo allora parleremo dell'idromele. Tu non prendere candela. Quanto è lontano sto luogo misterioso? Andiamoci. Ivor, buono che... Ah, c'è. Vai, fai il volo dell'angelo, vai. Ti sei divertito? Bravo, bimbo. A parte gli scherzi, sto luogo è stranissimo. Questo è uno dei luoghi più strani dell'intero gioco, mi sa. Ah, vabbè, ci vado a piedi, raga, sono 190 metri, niente di che. Poi mi dirà, usa l'aquila, l'uccello de fuego per trovare... Dio, che pizza, l'uccello de fuego. Oh, sicuramente ci sarà qualcuno da abbattere qua, sicuro. Non combatto da 2-3 episodi ormai. E infatti, ecco qua. Eccala. Cosa?
Metà vita. Metà vita. Che cavolo di creatura c'è? No, 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 non è il mio livello, non è il mio livello. Ah. Non è proprio il mio livello, fermi tutti. Fermi tutti. Ma quanti colpi io ho dovuto dare per uccidere quella bestia? La cascata dovrebbe essere qui, ma non vedo nulla. Se mi guardassi intorno, forse potrei trovare un modo per scorgere l'invisibile. Mi sento il rumore della cascata, ma non capisco dov'è. Ma secondo me da qua la vedresti la cascata. Infatti. Questa terra sa celare i suoi segreti, ma io so come sfidarli. Tu volevi fregarmi, con la vostra magia magicosa. Lero. Moda ha detto di cercare dove cresce il bosco rosso. Ehi, esci da là dentro e fa un bordello stacco. Caverna sotto il lago. Questa terra è ostile, ma ricca di meraviglie. Comunque anche questo è un vai dal punto A a punto B e prendi la cosa e portala da punto B a punto A. Cioè, niente di che alla fine. Ok. Qua non c'è ancora nulla. Però la cosa bella è quello che c'è tra punto A e punto B. Quella è la cosa bella. Per la barba di Thor. È incredibile. Le radici di Yggdrasil giungono in ogni dove in questo reame. Eccole. Vai Eivor, salta. Quindi sono quelle le famose radici di Antsvan. Deve essere l'artiglio della strega di cui parlava Angrboda. L'aria ha uno strano odore qua giù. Una radice pungente. Ne cercherò altre. E per forza. Eccola, trovata. Oh, buono. Sali. Madò. Ma come cacchio si bugga? Aiuto. Mi fa prendere gli infarti. Ma no raga. Lol. Dove sono quelle dannate radici? No raga, mi si è buggato il gioco, no. Guardate. Mannaggia. Dai. Dov'era? Mannaggia, che devo fare io, mo? Dice dovrebbe bastare. La prima volta che il gioco si bugga così tanto. È la prima volta. Umido e oscuro. Dicono che Hell sia così. Almeno Cyberpunk raga così buggato. Dai, sali. Madonna, prego. Ma che gli piglia sto gioco? No, vabbè, ma che mi state dicendo nella vita? Non si arrampica. Ok, qua si è arrampicato. Dove si trova l'altra radice, scusatemi. Era tipo qua da ste parti. Dove sta?
L'aria ha uno strano odore qua giù. Molto ripetitivo. Dai. No, no, vabbè, ma... Dai. Dopo 15 ore tutti i buggy. Dimmi che è da un pizzo da quelle parti. Da queste parti? Da queste parti? Come cavolo è? Umido e oscuro. Dicono che Hell sia così. Allora, vediamo un po'. Così dovrei avere una visuale completa. Ok. Non vedo nulla. Quindi qua non c'è. Vai. Secondo me è quella caverna da lassù. Vai. Niente raga, oggi è... Oggi gioco a seri problemi. Adesso ti do il permesso di dirlo. Dove sono quelle dannate radici? Dove sono? Tali. Stanno per di qua. Tante volte. Una stava qua. Proverei ad andare avanti. Guardate come si è buggato. Ecco. Praticamente dovrebbe... Ha uno strano odore qua giù. Abbiamo capito, ora l'aria ha uno strano odore qua giù. Bla 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 bla, bla qua giù. Abbiamo capito tutto quello che dici tu. Ma l'abbiamo trovato l'ultima radice, così la tizia ci dà tutto quello... Ci dice tutto quello che ci deve dire. Perdo fotogrammi. La gara è un gioco ottimizzato benissimo. Dicono che Hell sia così. È un gioco ottimizzato benissimo. È un gioco ottimizzato col... col cuore. Col cu... Oh, perché si torna indietro? Non ho capito io. Ah, non si torna indietro. Boda sarà soddisfatta. Adesso ora esci da devo là. Trovare un'altra via d'uscita. Va bene. Oddio, ma è indietro. Allora è per di qua. Ok, vediamo un po' per di qua. È stata molto semplice, a parte quel piccolo nano malefico. Nano, non so che cacchio era quell'animale. Le bestie. Come si esce? Aiuto, mi sto perdendo. Mi sto perdendo, mayday, mayday. Mi sa che... Allora, devo andare di là. 291 metri. Faccio così, sono... 297, però... però è un corno.
Non c'è nulla di qua. Mi piace l'animazione della scivolata, eh. Mi piace, mi piace. Guarda, di qua invece 281. Allora no, è di qua. Devo andare così. Così. E poi così. Non di là, ma magari di qua. E sono fuori. Il fetore di questa radice mi dà il volta stomaco. No. Via. Non voglio combattere, vi prego, lasciatemi in pace. Sono un bravo ragazzo che fa le cose con le cose. Vai Renna. Ah, vai Renna. Vai, veloce. Vai. Veloce. No. Morto. Alalero. No, sono morto. No, ragazzi, ho le armi poco. Ma è un cazzo di mutaforma. Vieni qua. È la tua fine. Ma dove sei? Ecco qua. Vedete? Livello 120 contro livello 51. Sei. Giusto perché voglio finirlo, raga, il gioco. Sennò ho portato 20 episodi su YouTube. No, 19 episodi su YouTube. Direi che è meglio finirlo il gioco, eh. Che dite? Direi proprio di sì. Direi proprio che è meglio finirlo. Però se ci metto tutto sto tempo per fare una singola quest, direi che posso fare anche gli episodi da 300 ore. Ma vabbè, però o rischio da una parte o rischio dall'altra. Che pizza però. Io me ne vado. Ciaone. Ciaone proprio. Dove stanno le stupide bestie? Cioè, guardate che tragitto devo fare. Devo seguire il fiume per non essere beccato. E poi mi allontano anche. Mannaggia. No, tu non hai visto niente. Corri. Dove cavolo stava la casa di quella tizia là? Corri, Ivor. Corri. Senti, She-Wolf, la canzone di etichetta è passata di moda. Cammina. Fanculo. Ecco, datemi tutto quello che avete. Via. Pure il cibo voglio. Mi avete fatto perdere.
La signora del bosco di ferro. E dove si trova sta signora del bosco di ferro? Ok. Cuore del bosco. Signore del bosco di ferro, signora, dove sei? Signora, signora, scusa. Scusa, signora. Quella è un'alce cattiva, quindi è un mutaforma. Io non so come si chiamano di preciso, però so che sei un mutaforma. Palesati. Palesati. Vedi? Io lo sapevo che eri un mutaforma. Il tuo? È il tuo, sono d'accordo. Ecco qui. Signorina, scusa, dov'è? Vediamo un po' se c'è qualcun altro che rompe le piffe. Per di là c'è un'altra alce, quindi potrebbe essere un'altra rottura di piff. Di puff. Di piff. Di spronft. Anzft. Dov'è? Allelolero. Allora, devo guardare sempre con un'altra prospettiva. E guardiamo sempre con un'altra prospettiva da dietro. Tipo... infatti, ecco qua. Quelli sono cattivi lì. Ok, abbiamo trovato l'obiettivo. No. Ma ti piacerebbe, eh? Ok. Che devo fare? Adesso devo salire di qua. No, questa non è Ab, signora del bosco di ferro. Questa è la signora scema. O è lei, non mi ricordo. Ho fatto ciò che hai chiesto. Dunque, dov'è il mio sapere? Devi attendere l'infusione. Ecco, un elisir per preparare il tuo spirito. Un altro. Mi farà ottenere l'idromele? Aprirà la tua mente ai segreti del mondo. Nel tipo, svieni, ti rubo tutto e lo vendo. Vai. 3, 2, 1... Ma nel frattempo, parliamo di Asgard. Come stanno le vostre difese dopo l'ultimo attacco? No. Noi siamo stati indeboliti da un inganno. Se non ricostruiremo, forse non resisteremo a un nuovo attacco. Aspetta, non è ciò che intendevo dire. Mi sento strano. L'artiglio della strega può sciogliere ogni lingua. Dunque, dici di volere l'idromele, ma quanto lo brami? Cosa sacrificheresti per sfuggire alle catene del destino? Daresti la tua lingua, la tua mano, la tua vista? Darei tutto ciò. E non solo. Vorrei proprio vedertelo fare. Loki! Che inganno è questo?
Ho prosciugato la tua forza, Javi, e avrò la tua vita se non gradirò le tue risposte. Pensavi forse che non mi sarei mai vendicato dopo tutto quello che hai fatto a mio figlio? Nostro figlio, Fenrir. Un nome che forse già conosci. Ah. Sì, nell'ultima battaglia il lupo Fenrir sarà la mia fine. Ora lo sai, ora non puoi più mentire. Dimmi, che cosa intendi farne di lui? Qualsiasi cosa io scelga, è sempre lo ucciderò. Ah, che brutto, tutto in un episodio. Io voglio ucciderlo, ma non posso. Ti ho fatto un giuramento, Loki, e non lo infrangerò. Non avrò la sua vita. Fenrir sarà imprigionato fino al giorno della profezia. Quando si libererà e mi affronterà sul campo di battaglia, è il nostro fato. Dunque noi legheremo te fino a quel giorno, come tu hai deciso di legare nostro figlio. Occhio per occhio. Madonna mia. Quindi siamo alla fine? Posso dire che siamo alla fine del gioco, finalmente? Fino a livello 51. Vedo che ti ha lasciato vivere. Non deve volerti così male. Lascia che ti aiuti a scendere. No, no, no! Ferma, ferma! Ma non ti sei fatto male, Ivar. Le due asce ce l'hai ancora? Madonna, raga. Che cattiveria, aiuto. Madonna, come vorrei cacciare le asce fuori e ucciderti. Credi che mi importi della tua incolumità? Allora perché liberarmi? Per il motivo che ti porta a Jotunheim. Cerchi l'idromele e io posso aiutarti a trovarlo. Immagino ci sia un prezzo. Ne voglio un goccio da tenere per me. Il resto è tuo. Ci sei? Ah, sì. Ho forse sì. Scelta. No, certo che no. L'idromele, questa è l'amica della tizia. Nel deposito di Suttungr e di sua figlia Gunlod a Utgard. A Utgard, Suttungr lo ha preso in alcune occasioni speciali, quando condivide le sue ricchezze con gli ospiti. E sarebbe certo poco ospitale da parte sua non considerare speciale la visita del Supremo di Asgard. Sei meno ottuso di quanto temessi. Vediamogli perché gli interessa. Perché vuoi l'idromele? Ho le mie ragioni, esattamente come tu hai le tue. Pensa solo a impossessartene. Dovrei portare un dono a Suttungr per farmi accogliere. Quell'idiota di Aghir ha perso il suo calderone in una scommessa con Suttungr. E poi non si sa dove sia finito. Di certo Suttungr mi sarebbe grato se gli riportassi quel calderone. Cerca l'albero che porta i segni delle squame del grande serpente. Il calderone è passato da lì. Ok, questa è un'altra Dovrei puntata. Dovrei avere un dono per Gunlod. Puoi trovare tesori adeguati nella casa di Trimir, sul lago presso Utgard. Lo terrò presente. Quando avrai l'idromele, raggiungimi alla fonte di Mimir. Là ti mostrerò come sfuggire al tuo fato nel Ragnarok. Qualcos'altro? Tutto non dovrei cercare prima il calderone o i tesori di Trimir. E altri punti talento. Sì. Che assegniamo subito. Subitissimo. Perché vuol dire che il gioco mi vuole bene. Colpo alle spalle. Vediamo un po'. Vediamo un po'. 52. Qua invece danni furtivi. Danni abilità. Danni generali? No. Vita, magari danni furtivi. Doppio scambio. Via dell'orso.
Più 2,5 stordimento. Più 2,5 stordimento. E parate riuscite infliggono anche danni all'assalitore. Danni abilità. Così. Giusto per. Io devo prendere la missione? Non ho capito. Devo prendere la missione. Ah, mi fa scegliere se fare il calderone perduto. Ah no, devo fare prima il calderone perduto. Però questo lo vediamo in un prossimo episodio.